Io volevo leggere preventivo che la ditta Romagna Presida specialmente ha mandato l'unico preventivo. Ma ne ha parlato del consigliere consigliere Ciascio, se sono fatte cose nuove, se già l'ha detto il consigliere, se il sindaco non ha risposto, vuol dire che si assume secondo te la responsabilità che il sindaco non ha risposto. Io l'ho pregato all'inizio di non ripetere, perché altrimenti qua, se ogni consigliere ripete le stesse cose dell'altro, finisce che noi saremo qui fino alle mezzanotte e non abbiamo capito più di tanto quanto abbiamo capito adesso. Per cui ti prego, se è un argomento che ha già affrontato il consigliere Antonio, tira due parole di conclusione e chiudiamo i lavori. Sì, però dico, se ripetiamo di nuovo a quello che ha detto il consigliere D'Antoni, ti prego, un po' per rispetto di tutti. Io volevo dire, magari per capire anche... Ma non ci sono altro. Allora, scusate. Che... Questa è la ditta che scrive, signor Presidente, al sindaco, che scrive esattamente il 18 aprile del 2008. Egregio il dottor Francesco D'Antoni, facendo seguito alla conversazione intercorsa nei mesi di febbraio e marzo 2008, in relazione all'intenzione dell'evento celebrativo del 50° anniversario della Commissione Romano del Comando della città di Nocche, dal 31.5 al 5.6, le allego di seguito il nostro preventivo, unico preventivo. Dico per l'altro video, ci sono stati gli preventivi, per 40 anni del 2000 euro. Allora fanno capire bene. Biglietteria aerea, Palermo New York per 16 persone, che non capisco 16 persone, ma faremo capire. Conclude per favore. Fatelo concludere. Scusate un attimo, fate concludere il consigliere Ciaccio. E allora, posso continuare? Facciamo concludere, dai. Comunque, per 16 persone il costo totale del biglietto è 15.000 euro per il biglietto. Alloggio in albergo 4 stelle al centro di Manhattan, conosciamo perché ci sono le 5 stanze per 5 notti, 5.000 euro. Coordinamento progetti, relazione con l'istruzione federale a New York, rapporti di direzione, con il professor progetto, consulenza per creazione del pacchetto turistico, del terzo parco, realizzazione per nome, soprannome, trasferte, telefonate, eccetera, eccetera, 10.000 euro. 10.000 euro. Segreteria organizzativa, una segreteria che dura 30 giorni, da lunedì 5 maggio al 6 giugno 2008, 8.000 euro. Costo di catering, preventi dal 31.5, 3.6, 4.6, 5.6, che comprende l'utilizzo di cameriere, travagliato, passaggi caldi, in aggiunta ai nostri prodotti, tasse, personalizzazione del codice, costo totale 5.000 euro. Ora, una cosa. Io lavoro in un istituto alberghiero. Prima di lavorare in un istituto alberghiero facevo il gestore di un banco a Sicilia, ero titolare di un'impresa. Quando qualcuno veniva a ordinare a me un bambino, volevo sapere la quantità di persone, volevo sapere il cibo che devo fare e quanto costava. Io non lo so, signora, lei arriva così, 5.000 euro. Cosa hanno mangiato queste persone? Quante persone? No, lo devi dire lei, tranquillino, sindaco. Lo devi dire lei, arriva, 5.000 euro così. Poi sappiamo che un bar di mangiare, pare che Cabarda non le mancava per fare colpi di dici, a Palermo, per mangiare. Giusto? Benissimo. Poi parla del territorio, parla delle risorse, le parla dell'economia. Ma per poco quali sono le costo per allestimenti mostra, cornici per tempo da via, distanza, mannetti, montaggio e montaggio per sport e manovrata, 4.500 euro. Costo di cornici per i bus per trasporto di reazione e da New York, comprensivo di tasche per eventi espressamente all'interno della città, costo 2.000 euro. Per un totale di 49.000 e 500 euro. Compreso tasse, imposte e eccetera, il 50% 21 giorni prima e l'altro. Ora il discorso, rifacendomi il sindaco, quello che ha detto lei, promozione del turismo, promozione. Io dico che se devo fare questa cosa, però voglio prendere un posto
a Romano, per Deusto, a Sicilia, per Deusto, a Santa Margherita. Ma se dici persone, signor Signore, ma quando andiamo da là, guarda la mia, quando andiamo da là, sì, ci stiamo, ma stiamo aspettando. Ma perché non passava lei, la gestione di competenza, il direttore artistico, e i giornalisti, perché no? Poi l'altra cosa, per la promozione del turismo, per la promozione per fare le persone qua, si va nelle sedi opportune. In Italia abbiamo a B, dove io, il consigliere Marino, il consigliere di Comune, devo stare. E dove lì, si va lì per conoscere, dove ci sono tutte le compagnie aeree, tutti i trovamento, tutte le agenzie di viaggio, tutti gli alberghi, le catene d'albergo, lì bisogna andare a portare le persone qui, noi in America per segnare un tanto rispetto al corso, ma che ne venga, col quarto, ma che ne venga, ma sì, quarto mi sei venuto. Consigliere Ciaccio. Abbiamo sentito precisa. Ma lo rivediamo. Il signor Marco, Scavagnini, lo vediamo il suo prestamento. Chi è il signor Marco Scavagnini che fa la fine è 28.000 euro per quanto riguarda il giorno bene? Si vede la lavagna. Chi è il signor Marco Scavagnini? Perché caro lì che abbiamo poi avuto trovare il sentito? E la questa interdizionale. Allora, scusate, consigliere Ciaccio. Dobbiamo arrivare alla conclusione, perché rielenchiamo di nuovo tutte le voci da capo, che dobbiamo. Noi abbiamo preso dal parte del terrato, si era entrato e uscito. E vediamo un passamento. E allora, la banca di credito cooperativo versa 8.000 euro e poi viene fatto un credito all'estero al signor Marco Scavagnini. Chi è questo Marco Scavagnini? E poi non ci si chiama. Non possiamo sapere che è Marco Scavagnini. Possiamo sapere che c'è una vacuna. Possiamo sapere che c'è una ricerca. Se c'è solo questo preventivo, se non ha preventivo, se è stata fatta una ricerca del capo, se il funzionario assieme a lei ha visto quale azienda, quale duro proprietario, l'offerta migliore, forse ha portato queste 4.500, c'erano state altre, con la loro video c'erano tre aziende, ma queste